Nell'ambito della consueta ed intensa attività sportiva e sociale, il Circolo Velico Reggio, in concomitanza con l'Air Show Scilla e Cariddi, ha organizzato un'importante regata. Si è svolta infatti sotto l'egida della FIV, Federazione Italiana Vela, presso il tratto di mare della Rada delle Mura Greche, una selezione zonale dedicata all'Optimist. Questa piccola e straordinaria imbarcazione, la più propedeutica per l'approccio alla pratica della vela, vanta una storia che parte dal primo dopoguerra. Fu Clark Mills, maestro d'ascia statunitense, a realizzarne il primo prototipo, che fu poi importato in Europa per divenire lo scafo più diffuso al mondo, destinato ai giovani aspiranti timonieri. Si calcola che ne esistano più di mezzo milione di unità, diffuse in oltre 100 paesi. La sua stazza, inferiore ai 40 kg, le sue misure contenute, una lunghezza di 2,30 m per 1,15 m di larghezza ed una superficie velica di poco superiore ai 3 metri quadrati, nascondono una barca molto tecnica dalle sorprendenti possibilità di regolazione che i giovanissimi atleti, compresi tra gli 8 e i 15 anni, imparano a sfruttare al meglio. Il Circolo Velico Reggio ha confermato la bontà della sua organizzazione, allestendo un percorso tecnico e fruibile dal lungomare di Reggio Calabria, quasi si trattasse di uno stadio naturale dedicato però alla vela. Compagnia di Fabio Colella, presidente di zona della FIV, elemento aria Air Show, frecce tricolori, elemento mare Optimist. Oggi il nostro mare si presta allo spettacolo e al turismo, questo è l'elemento naturale, da tanto lo diciamo come Federazione Italiana Vela, oggi siamo coadiuvati anche all'Aeroclub dello Stretto con questo spettacolo delle frecce tricolore, e riusciamo a portare nella città di Reggio Calabria tantissime persone interessate a questi sport e soprattutto a conoscere la nostra città e lo spettacolo che si dà ai cittadini è notevole. In sintesi, parliamo della regata di oggi. Oggi abbiamo una selezione per i campioni italiani e per la Coppa Primavera, sono presenti 30 imbarcazioni provenienti da tutta la Calabria, qui si selezioneranno i migliori che manderemo a rappresentarci, è una regata di alto livello perché voglio ricordarlo, tra i primi partecipanti c'è colui che si sta selezionando per i campionati del mondo, che è il primo in Italia, quindi grande attenzione da parte degli allenatori e di tutti i tecnici. In mezzo a un panorama di questo tipo, di questo calibro, non possiamo non sognare. Abbiamo visto la Coppa America a Trapani, quando riusciremo a vederla nello stretto? E vengo da Roma, da 2 giorni di Roma, e posso dare una notizia in anteprima, ancora non ho comunicato a nessuno, si rifarà il Giro d'Italia a vela, uno spettacolo che rinizierà, che per 7 anni Reggio Calabria è stata protagonista, ritornerà un altro anno, una formula nuova organizzata dalla Federazione Italiana Vela, quindi sicuramente a Reggio Calabria porteremo questo bellissimo evento. Per la cronaca si sono disputate tre prove per entrambe le categorie di giovani velisti, cadetti e juniores. Condizioni di mare ideali, con vento proveniente dai quadranti settentrionali che dagli iniziali 6 nodi della prima regata è arrivato a soffiare fino ad oltre 8 nodi, consentendo la disputa di tutte le prove nei tempi stabiliti dagli attenti e scrupolosi giudici di gara. Nella categoria cadetti, primo posto per Beatrice Sposato del Circolo Velico Crotone, davanti a Gianluca Milano, Lega Navale Italiana Crotone e Irene Funtò. Per gli juniores, invece, primo posto per Demetrio Sposato, il timoniere del Circolo Velico Crotone è giunto primo in tutte le prove ed ha preceduto nell'ordine Andrea Milano della Lega Navale Italiana Crotone e la compagna di circolo Gaia Verri. Ancora una volta lo stretto si è confermato campo di regata straordinario. Reggio Calabria ha assaporato l'importanza del turismo sportivo, registrando decine di presenze praticamente in tutte le strutture ricettive della città. Un ottimo viatico per l'imminente stagione estiva.